just good at caring too much. Cari amici di Influencer for Home, oggi abbiamo un ospite, mi permetto di riguardo. Abbiamo un personaggio che ha vinto 13 medaglie internazionali e 21 titoli nazionali, 15 francesi e 6 italiani, è giusto? Sì. Signori, Fabé Dia. L'ho detto giusto? L'hai detto giusto. Ok, bene, allora partiamo già bene. Quindi, chi è Fabé? Allora, Fabé e tante persone sono Fabé. Allora, abbiamo parlato adesso di Fabé atleta. Comunque sono stata 13 anni nella squadra francese di atletica leggera come velocista. E dunque ho fatto 2 volte le Olimpiadi, 2 Coppa del Mondo, 5 Mondiali e tante gare a livello nazionale. E Fabé è anche una personal trainer e anche un'istruttrice di palestra e anche allenatrice di atletica leggera. Però tante cose, insomma, è una vita molto movimentata, mettiamola così. Eh sì, una vita molto... Non ti annoi. Non mi annoio e faccio sempre cose che mi piacciono. Quindi la tua storia, diciamo, come arriviamo alla Fabé che abbiamo davanti a noi oggi? Poi il tuo percorso? Wow, allora io ho fatto tante cose perché sono nata e cresciuta in Francia. I miei genitori, mio papà era un calciatore, ha giocato in Serie B in Francia. Eh sì, dunque siamo una famiglia di 5 fratelli, tutte donne, abbiamo fatto campionesse di Francia, una sul salto triplo, una sugli ostacoli, una velocista, eccetera. Siamo una famiglia di sportivi. E grazie. E dunque tutto è partito dal papà che ci ha trasmesso la passione per lo sport. E anche il fatto che se tu vuoi qualcosa devi andare a prenderlo, che sia nello studio, che sia nello sport e che sia nella vita. E dunque questo mi ha permesso anche di avere la possibilità di fare diverse cose. Quindi determinazione e mai mollare. Determinazione, grinta e mai mollare. Parole sante, complimenti ancora. Quindi adesso che abbiamo visto chi è la Fabé, che è tante persone come hai detto tu, diciamo principalmente oltre all'attività di cui hai parlato prima, personal trainer e quant'altro, ti occupi di qualcos'altro anche oggi? Sì, allora tutte le attività che faccio le faccio perché ho una passione, che è l'alimentazione e la nutrizione. E dunque diversi mondi dove vivo provo sempre di fare stare meglio le persone spiegando un po' che noi siamo quello che mangiamo. Dunque provo a portare le persone a amarsi di più e a mangiare meglio, e facendo questo ho avuto dei risultati che io considero come vincere una medaglia, perché quando tu aiutando delle persone stanno meglio, hanno più energia, perdono peso o stanno più in salute, ogni volta che ricevo un messaggio, che sia via WhatsApp eccetera, è sempre per me una soddisfazione che non ha prezzo. Quindi tu aiuti proprio le persone, diciamo, a stare meglio con se stesse alla fine, sì. Tramite l'alimentazione. Sì, tramite l'alimentazione, a stare meglio cambiando loro stile di vita. Perché io un po' alla volta provo sempre a portarle a alimentarsi in modo giusto e muovere un po' i loro muscoli che hanno. E dunque, come dico sempre, alimentazione e movimento, senza esagerare, senza sconvolgere le abitudini delle persone, perché se tu sconvolgi qualcuno non ti segue più. Sì, magari mollano subito perché dal giorno all'altro devono proprio cambiare vita. Cambiare. Invece io la cosa a livello alimentare è sempre, voi potete continuare a mangiare quello che volete, ma proviamo a fare dei piccoli cambiamenti che vi permettono di stare meglio. O per un sportivo, arrivare più facilmente al suo obiettivo. Quindi anche a me servirebbe un po' di sport ogni tanto, mettiamola così. Non ti preoccupare, se vuoi ti do una mano, che sia nell'alimentazione molto ben e accetta. Anche l'attività fisica. E un consiglio mi servirebbe proprio, okay, effettivamente. Ci sono. Quindi, Fabé, nel tuo percorso fino ad oggi, diciamo le principali difficoltà che hai incontrato davanti a te, sia come... diciamo sportiva, sia nell'ambito di cui ti occupi oggi? Allora, le difficoltà a livello sportivo sono stati difficoltà senza esserlo, più infortuni fisici che poi ti portano anche un infortunio mentale, che tu ti fai male, dunque fai fatica a ripartire, sì. Dunque questo. Ma in generale nel mondo dello sport ho sempre trovato il mio spazio, perché era veramente
un modo dove se tu fai le cose fatte bene e dai il massimo, lui ti regala qualcosa. Poi, ti ringrazio. Diciamo. Sì, perché poi l'atletica è fatto di numeri. Dunque, anche se tu non sei un atleta di alto livello, puoi avere sempre delle soddisfazioni perché corri contro il tempo, contro gli avversari e anche contro te stesso, perché puoi sempre migliorare il tuo personale, i tuoi limiti, e questo è sempre bello. Io quando ero giovane era no limits, non darti limite, tu devi provare a dare sempre il massimo. Quando hai dato il massimo, poi sei tranquillo con te stesso. Sei tranquilla. Dunque, nel mondo dello sport, per fortuna non ho mai avuto limiti e l'ho sempre vissuto in modo con una positività incredibile. E per questo anche che per anni sono stata anche capitana della squadra francese, che sia quando ero junior fino a senior, perché tutto quello che vivo lo vivo con passione. Ci metti tutto quello che hai, lo metti in quell'obiettivo là. Sì, metto nel cuore, anima, passione, e spesso se una cosa poi non ho più passione per farlo, mi ritiro. Ho capito. Domanda anche mia personale, curiosità, anche mentalmente, per mantenere quel focus, dire magari hai la giornata che ti svegli e dici ma oggi non ho voglia, ho male dappertutto, quella. Mentalmente cosa può aiutarti a tenere dura, a dire no, anche oggi devo fare quel passo per arrivare, anche perché per arrivare ai livelli dove sei arrivato tu, non penso mai una mattina dici no, beh, oggi guardo la TV. Siamo umani, dunque sono le mattine no, ma quello che ci fa andare avanti è l'obiettivo, che sia nel mondo dello sport e che sia anche nel mondo non quale sono adesso, che cioè, sono allenatrice, ma anche nel mondo del network marketing. Mm-hmm. E nel mondo del network marketing quello che ti fa andare avanti è l'obiettivo. Dunque io in questa attività che mi è arrivata dopo la carriera mi ritrovo, perché io mi fisso un obiettivo e ho delle cose da fare tutti i giorni per arrivare a questo obiettivo. Può essere che a un momento crolli e il ginocchio a terra, mm-hmm, ma ti rialzi perché sai dove devi andare, hai la visione di quello che devi fare. Da atleta alle Olimpiadi, anche se avevo fatto un allenamento, mi veniva da vomitare la mattina dopo, avevo male dappertutto, ma ci dovevo andare. Dunque mi alzavo, con fatica, arrivata sulla pista, andavo il massimo. In questa attività di network marketing è uguale, io so dove voglio andare e ogni giorno, come può essere un allenamento, ogni giorno faccio delle azioni per arrivare a questo obiettivo. E che sia nello sport, nella vita o anche nella vita di coppia, tu nella vita devi sapere cosa vuoi e poi ti alzi e vai e vai. Quindi anche nelle giornate no, dire comunque sì, perché sai che quella, chiamiamola sofferenza, è momentanea, che però ti porterà a un risultato che varrà la pena di tutti gli sforzi, i sacrifici che hai fatto. Eh sì, perché poi, quando tu hai in testa dove vuoi andare, fai fatica, fai sacrifici, ma quando arrivi alla fine che il risultato è arrivato, guarda che la soddisfazione è ancora più grande, perché sai quanto hai lavorato per arrivarci, e questo è veramente il motore che mi porta sempre avanti ogni giorno. Eh sì. E questo io provo a portarlo a ogni persona che posso seguire. Io quando ero in pista con i bambini, mm-hmm, anche, mio obiettivo era fargli amare l'atletica, fargli amare il fatto di essere in gruppo, fargli avere questa passione per questo sport, così anche quando crescono, che arriverà la fatica, non si fermeranno, ma perché devono amare la cosa. Allora, un po' alla volta, anche uno che aveva un livello bassissimo, mi mettevo sempre un obiettivo, guarda, non ce la fai a fare questo, dobbiamo arrivare a fare questo. Lui è contento. Passo passo, quindi. Eh sì, e questo ho sempre voluto trasmetterlo, e anche nel network marketing stessa cosa. Chi arriva, fenomeno, chi arriva non lo è, e un po' alla volta, camminiamo insieme, mm-hmm, l'obiettivo è farlo correre da solo. Ognuno in base alle sue capacità deve porsi dei limiti, diciamo, fattibili. Sì, dei obiettivi, dei micro obiettivi. Sì, obiettivi, scusa, okay. Non limiti. E senza limiti, ma dei micro obiettivi, perché
vedere lontano è importante, ma tu devi sempre avere dei step, perché il corpo, la mente ha bisogno di essere contenta ogni tanto. Se tu vedi troppo a lungo e poi diventa fatica, a un momento dici, chi me lo fa fare? Invece se sono un pochino di soddisfazione, ti porta sempre ad andare più avanti con grinta e motivazione. Il motore, diciamo. Dico, come se io domani pretendessi di correre come te e invece dopo vedo che non è così e magari uno parte da frustrazione. Sì. Se invece magari dico, mi faccio un chilometro a piedi, pian pianino dopo un mese ne faccio due. Sì, step by step. E deve essere così, perché volere tanto è importante, volere troppo non va bene. Dunque devi volere tanto, ma poi devi avere sempre delle soddisfazioni. Quindi devi conoscere bene te stesso, quindi. Sì, ma spesso strada facendo impari a conoscerti. E per esempio quando sei sportivo all'inizio non ti conosci tanto bene, dunque hai il tuo allenatore che capisce fin dove puoi andare, dunque ti guida. E in questa attività io mi sento come allenatrice, perché chi non sa le capacità che ha o che non sa, un po' alla volta tu lo porti verso il modo di conoscersi meglio. E più ti conosci e più le cose diventano facile. Quindi io qui leggo, e correggimi se è sbagliato, e tu sei stata una volta anche inviata di Striscia la notizia. Sì, sono stata. A raccontarci un po' questa due volte, perché non so se lo sai, ma Moreno era anche lui un atleta, si allenava anche lui a Padova. Ah sì? Sì, faceva i 400 metri e abbiamo fatto due volte il programma, uno a Parigi. Però, scusami, è per quello che in tanti servizi corre come... Corre, sì, perché lui è molto sportivo anche adesso, continua a correre, fa un sacco di gare su strada. L'estate si allena a beach volley e è una persona molto molto attiva. Lo sapevo, sì, lui faceva i 400 a Padova al CUS e dunque ci ha chiesto di fare due servizi, uno dove siamo andati a Padova a Verona e l'altro direttamente a Parigi. E quello a Parigi è stato una bomba atomica, perché ero anche con una collega, io correvo per la Francia e lei correva l'Italia, la Manuela Elevorato, sì. E siamo andati assieme a fare questa trasmissione, che è stata incredibile, perché correvamo dietro questi un po' furbetti che volevano imbrogliare la gente, e dunque corsa dietro come fa di solito lui, l'abbiamo fatto con lui, è stata un'esperienza incredibile, perché io penso che le cose nuove, esperienze nuove ti danno sempre... Ti caricano. Sì, è stato bellissimo. Tu sei francese di dove, se posso? Allora, io sono francese del nord della Francia, in Picardia, vicino a Chantilly. Conosciamo in Italia la crème Chantilly? La conosco molto bene, purtroppo, la crème Chantilly. È vicino a Chantilly, dunque in provincia che si chiama Loise, a 50 km di Parigi. Ma io durante lo studio, perché ho un master in comunicazione aziendale e pubblicità, avevo l'appartamento a Parigi, perché mi allenavo anche nel centro sportivo di alto livello a Parigi. E dunque avevo due case dai miei genitori vicino a Chantilly, a Creil e a Parigi. Però bellissime esperienze comunque in ogni caso allora. Sì. Anche una gioventù a Parigi, così la Ville Lumière. Bello. È una città particolare, perché sono tante città in una città, e dunque è per questo che mi è sempre piaciuta questa, perché basta cambiare arrondissement e hai tutto completamente diverso, l'architettura, anche le persone, perché sono i quartieri cinesi, sono i quartieri dove ci sono più gente di colore, e un quartiere più ebreo, cioè Parigi è fantastica. Sì, dico, ci sono stato una volta qui, che a mia madre piace molto la Francia. È che sono stato là solo una settimana ed ero piccolo, quindi probabilmente non l'ho vissuta come va vissuta realmente Parigi. Però a me è piaciuto, onestamente. È bello. Tante cose, anche il quartiere, mi scusa il nome, lo scusi, può essere un po' Pompidou, quartiere quello artistico. Pompidou. Sì, c'è anche Montmartre dove ci sono tutti gli artisti, c'è il quartier Latin che è anche bellissimo dove ci sono. No, a me è piaciuta. È che ero piccolino, ho detto, ma non l'ho vissuta come. Come si deve? Come si deve, sì. Allora si può fare di nuovo.
Bisogna tornarci un po' più avanti, il tempo permettendo, facciamo tutto. E la cosa bella anche di questa nuova attività che faccio nel network è che io lavoro con tanti ragazzi, un team famoso in Italia, ma anche squadra in Francia. E dunque è sempre un'attività che mi permette anche là di viaggiare, di incontrare tante persone, di poter condividere tante cose, perché anche la Francia ha i suoi marsiglie diverse di Parigi, provincia diverse di Lione, eccetera. Dunque è una cosa che mi tiene in vita. Tante sfaccettature, quindi porti via un bagaglio culturale non indifferente. Sì, e ci serve sempre. Bello. Uno che non conosco ha sempre qualcosa di diverso di me che mi può regalare qualcosa di nuovo. C'è sempre da imparare da chi è davanti. Sì. Quindi ora ti chiedo adesso, Fabio, nella tua carriera lavorativa, da sportivo e quant'altro, hai mai dovuto subire degli atti di razzismo magari da qualche persona che purtroppo ci arriva fin là e arriva a pensare determinate cose per il colore della pelle? Allora, razzismo puro, no, per fortuna. Non ho mai subito qualcosa dovuto al colore della mia pelle. In Francia, impossibile, perché visto che abbiamo avuto le colonie, eccetera, il paese francese è abituato a chi è di colore, dunque non siamo neanche più... L'unica cosa è che quando sono... io questo fa ridere, perché... ho saputo di essere di colore quando sono arrivata in Italia. Perché in Francia ero una ragazza. Invece in Italia spesso mi chiedevano, ma tu da dove vieni? Ma da che paese sei? Ma questo colore? E poi ho detto, allora sì, è strano perché tu cresci in un paese dove mai ti chiedono da dove vieni, e il colore che hai, e eccetera, e treccine, come le fai, come le attacchi, eccetera. Perché faceva parte del paesaggio francese. Invece qua ogni tanto, ogni volta mi chiedevano... io nella vita di tutti i giorni non era razzismo, ma era più, come dire, ignoranza, perché venivano da me e mi chiedevano, perché io sono stata sposata anni fa con Andrea Longo, il privatista italiano dell'Ottocento, e allora c'erano delle persone che venivano da me a dirmi direttamente a me, ma Longo, ma trovare una ragazza da qua, no? E dunque vedevi che era una cosa che poi... E venivano da te? Da me per dirmelo, no? E c'erano dei signori che venivano dalla mia suocera, ma tu Fiore, ma come mai ha preso una ragazza del colore? Che storia! E dunque io ho visto che era non cattiveria, perché poi mi parlavano, allora o se no mi parlavano tanto, poi mi diceva, capisci tu quello che dico? Ovvio che capisco, e io ho fatto in modo di essere integrato al 100% il prima possibile, ho imparato il dialetto padovano. Dunque io con loro parlavo dialetto e dunque ho fatto cadere anche una barriera, perché quando io vedevo qualcuno e non dicevo ciao come stai, ciao come sia, e dunque questo ti permetteva anche di integrarti in modo più facile. E poi anche io penso che c'è anche un modo di porsi quando tu arrivi in un paese dove per esempio non sono tante ragazze di colore eccetera, o ne conoscono per un'altra tipologia di lavoro, subito quando ti vedono non devono avere dubbi. In primis io dovevo capire la lingua italiana e parlare in modo di poter comunicare con l'altro, essere capita, che mi capisca subito. Dunque l'italiano era importante, il dialetto era importante, e dunque non, per fortuna per anche per questo penso che non ho mai subito atti di razzismo. Complimenti. Perché l'impegno anche, soprattutto il dialetto, penso non ci siano tanti che si mettono là a imparare. E dopo quando hai esordito prima con ciao vecchio, come sia, è stato il momento migliore nell'intervista, senza dubbio. Quindi, vabbè, visto il tuo percorso, comunque il tuo background, ricco di esperienze, di soddisfazioni, perché insomma è scritto qua, ne hai avute e continui tuttora ad averne. Se trovi davanti, come dicevi prima, una persona che magari inizia oggi un percorso che sia lavorativo, che sia personale, di crescita, un consiglio da, in base anche alla tua esperienza, cosa diresti magari anche a un giovanotto, un 18-20 anni? Di non avere paura, perché spesso noi siamo bloccati dalle nostre paure. Io non dirò che non ne ho delle paure, perché anche durante la carriera, anche al lavoro, quando c'è qualcosa di diverso, spesso
ci fermiamo perché abbiamo paura. La paura, poi ti chiedi anche di cosa? Hai paura di tutto, di fare, di sbagliare, di non essere all'altezza, di paure, paure, paure. Dunque non avere paura, riflettere, ma buttarsi. Perché se tu non fai il primo passo, non puoi sapere se tu sei capace di fare o no la cosa, perché ti sei fermato prima. Invece se tu fai, strada facendo, puoi solo che migliorare e non essere chiusi. Bisogna aprirsi al mondo, bisogna aprirsi alle persone, bisogna aprirsi alle novità. Io come l'attività che faccio adesso non ne conoscevo, era un mondo che non era neanche il mio, ma ho usato, ho fatto e ho avuto i risultati. E anche l'altra cosa, io dico, non bisogna mai lasciare le persone, per esempio, dirti che non sarai capace di. Perché noi ce lo diciamo anche da soli, e quando non lo diciamo noi, c'è sempre qualcun altro che è in grado di dirti che tu... pronto là, pronto dietro l'angolo. E dunque bisogna veramente, quando decidi, di buttarti, farlo e provare soprattutto a farlo il meglio possibile. Così almeno non potrai dire, ma se sapevo, ma se davo di più, ma... rimpianti. E rimpianti, cercavo la parola. E dunque io ti butti, dai il massimo, anche se sbagli sai dove hai sbagliato e la prossima volta hai già una visione diversa, dice io ho sbagliato qua, adesso non mi fregano di passi. Faccio un'altra strada. Sì. Esperienza. Esperienza. E facendo esperienza si cresce. Va bene, che dire? Merci beaucoup. De rien. I'm just good.